azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. È partito lo scorso anno dalla voglia di celebrare uno dei più grandi successi italiani, il tour di Paolo Conte, autore di Quell'azzurro, inciso da Adriano Celentano nel 1968. Prendo il treno e vengo da te. Un 50° anniversario che ha dato vita ad un tour che è diventato anche un disco, dal titolo Live in Caracalla, 50 Years of Azzurro. Chi lo sa? Un tour del quale, per fortuna, non si intravede ancora la fine, merito dei tutto esaurito registrati ad ogni tappa. Messico nuvole, la faccia triste dell'America, il vento suona la sua armonica, che voglia di piangere, oh Messico nuvole. E così si continua anche nel 2020. Prima tappa la città estera alla quale il cantautore astigiano è più legato, Parigi. Seguirà Monaco e poi altre due date italiane appena aggiunte, Padova e Sanremo, che vedrà così tornare Conte sul palco del Teatro Ariston, come in quel lontano 1976, col Club Tenco. Chips, 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 dati du di du ci bom ci bom bom, dati du di du ci bom ci bom bom, dati du di du.